Le vie di comunicazione, molto sviluppate nelle zone di pianura e intorno alle città, sono necessarie per mettere in relazione le persone e per trasportare merci e prodotti. Possono essere di tipo diverso. Strade e autostrade sono state costruite per essere percorse dai mezzi su gomma, come automobili, camion e autobus. Le strade sono caratterizzate da elementi come cavalcavia, gallerie, aree di servizio e svincoli. Sulle rotaie, merci e persone viaggiano rapidamente e con un impatto basso sull'ambiente. Le ferrovie sono in continua evoluzione per raggiungere velocità sempre maggiori con i treni ad alta velocità. Il fiume è una delle vie di comunicazione più antiche. Per i trasporti si utilizza una nave particolare chiamata chiatta, che è un'imbarcazione lunga, adatta a tenere carichi molto pesanti. Fu utilizzato sin dall'antichità per trasportare prodotti e merci, per muoversi e per esplorare nuove terre. Il luogo necessario ai mezzi di trasporto marittimi è il porto. L'aereo è il mezzo di trasporto più veloce, ma anche il meno ecologico. Nell'aeroporto si trovano le piste di volo, i fabbricati per la manutenzione degli aerei, e spazi per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.